cammino per le strade, ma non te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh, oh, ed ogni sera, oh, oh, ed ogni notte te. Cosa ho nella testa? Che cosa ho nelle scarpe? No, non so cos'è. Ho voglia di andare, oh, oh, di andarmene via, oh, oh. Non voglio pensare, ma poi ti penso a quello che ti penso. Oh, regà, c'è la polizia, un posto del blocco. Frena, 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 frena. Teneteli forte, risparmio. Oh, regà, c'è stato un attimo. Accelera! Ecco io, accelera! Ce la faccio! Andiamo a rifugio, andiamo a rifugio. Sì, va, va a Castel Sant'Angelo, vai, go. Dai, accelera! Regà, datemi una mano. Ah, non sto male. Piano, piano. Aia. Dai, uno, uno. Aia. Fa male qua. Sarà morto quello. Ma che c'ha? Quello sarà morto. Andrea, che te senti? Vedo e non vedevo. Oh, regà, ma non è che arriva la polizia. Sta tranquillo, devi solo riposare. Sto posto non lo conosce nessuno. Sapete che la polizia si è bevuta il bavoso al bar di Tormanancia? Con quel nome, il nome del cazzo si porta presso una vita del cazzo. Per questo che noi il nome sapremo scegliere da soli. A me, per esempio, mi piacerebbe Grana. Grana. Per via dei sordi, che so il primo pensiero mio quando mi sveglio. I sordi. A me chiamatemi Ursula Andres, è il primo pensiero mio, certezzinne, c'ha. Ma tu non ti chiami già Dandy? Sì, da grande voglio essere come Fred Astaire, il frac pure a colazione. Si dice così, no? Un dandy. Boh, ma che cazzo ne so. So solo che io mi voglio chiamare libanese. Come sto spino. Perché il sogno mio sarebbe di fumare sempre e non vedevo schifo che c'ho intorno. Tu che nome vorresti? Freddo. Perché Freddo? Cazzi mia. Ma che è il nome Freddo? Perché è un nome Dandy. Oh, la polizia! Scappamo, scappamo! Oh, regà, aspettatemi! Andrea! Corri, Capitano! Freddo! Libano! Sta a morire. Aiuto, Libano! Arrivo! Libano! Alla gamba! Alla! Sta a morire. Dandy! Dandy! Aspetta! Dandy! Com'è andata dentro? Passava mai stavolta. Cosa hai fatto crescere la barba? Che sta male? No, stai bene. Sto organizzando una cosa grossa. Un sequestro. Sequestro? Ma che te sei impazzito? Ti sono svegliato a freddo. Ma chi può sequestrare? Il barone Rosellini. È pieno di sordi. So tutto di lui. Mio padre e mia madre hanno fatto i servi per la vita a casa sua. Grattava peggio delle bestie. E i ferri? Dumitra, 8 pistole e un fucile a pompa. Dandy non vede l'ora. Pure il nero sta con noi. L'altro è tutta gente di strada. Ciro, Bufalo, Ricotta, Scrocchiazzeppi e Pierologio. Quanto vuoi chiedere di riscatto? 5 miliardi in contanti. Ma chi ce l'ha 5 miliardi in contanti? Allora, sei quella gente che ce n'hanno pure 10. Allora chiedemene 10, no? successo qua? Erano in 7, tutti a botto governo. C'è anche una richiesta di riscatto. Vogliono 10 miliardi. Spiritosi. Dice... Se sta male al buio. Chi è lei? Ma che te conosco? Per favore! Guardate che soldi non ce ne stanno. Zitto. So pochi. Devi sta zitto, Barù. Meno di un mese si passa dalla prima pagina alla cronaca locale. Ecco, Lussi, come le richieste dei sequestratori, prima 10 miliardi, poi 9, 6 e alla fine 3. Scusi, ma perché dici alla fine? Perché oggi la famiglia ha accettato di pagare il riscatto. L'unica cosa che sono riuscito ad ottenere è di annotare i numeri delle banconote. 3 miliardi gli danno. E quando? Fra qualche giorno. Però prima vogliono una foto che dimostri che il barone sta ancora bene. Se sta bene, che a me sembra che questo sequestro è un po' anomalo. Che vuol dire anomalo? Dottore. Questi sono cani sciolti, non è una banda. Alzate. Ma che succede? Che volete? Oh. Che siete venuti a fare? Tirate su e state zitto. Ammazza. Ma devo fare una bella foto. Che foto? No, io faccio niente. No, io devo scrivere a mia figlia. Ma che devi scrivere? Perché devo parlare? Ma che cazzo hai fatto? C'è paura, da? C'è le paura? Come cazzo fanno a farsi dai soldi? Fai la foto. Sì, da morto. Lo famo pare vivo, dai. O sdrai, pare vivo, dai. Stiamo fogliando. Dammi il giornale. Dai, mettiamolo per te. Aprilo. C'è una scala, come cazzo io la facciamo? Te metti sopra te me. Sopra, non ci arrivo con sta cazzo. Calmi! Vicino. Tirare un po' più sulla testa, però, se no sapete che sta giù. Metti la mano sul giornale. No, abbassalo un altro po'. Copri il sangue. 6, 8, 10, 12 e ci stanno 700. Sti 700 mi pare che siamo tutti d'accordo, no? Vanno al Libano che si è inventato tutto. Tieni. E l'abbiamo sistemati. 500 a Fred e 500 a me. Avanzano 1300. Ammazza, dite fatti i conti di mortacci tu. 1300 da dividere. 100 milioni a testa. Rimangono 100. Andiamo a sputtare a bische, mignotte e cocaina. Stavo a pensare. Che dai, giusto, eh? Ognuno c'ha i sfizi suoi. Tanti, te mo che vai a fare guardaroba nuovo, se no ne dai tanti. Ti credo. Veramente ci sta pure a modo che c'è un po' di ruggine. C'era l'occhio di cotta, donne, ristoranti, cocaina. Te sì? Voglio aprire in bar con mio fratello. Io c'ho pure Alex con i controcoglioni che mi sta aspettando. Io mi compro un bazooka nuovo. Che cazzo? Poi fra 6 mesi in anno la moto si arrugginisce, il bazooka ti si ingrippa, la fica si secca per mancanza di liquidi e stiamo di nuovo per palo. Beh? Io c'ho un'altra proposta. Ciao. Stecca para per tutti, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte. Invece da averci poco in tanti, c'eramo tanto, insieme. Questa è un'ottima base, eh. Ma che cazzo sta Dio con gli soldi? No! Voglio i soldi! Scrocchio! E si è educato. Ma che cazzo sta a dire? Ci sta a parlare con gentilezza, Libano. Ascolta quello che ti dice. E poi dopo dici. Insomma, Libano, sta base ci serve per fare che? Per pigliarsi quello che se volevamo pigliare a tutti. Che se volevamo pigliare a tutti? Roma. Roma. E come cazzo sappiamo Roma? Roma è grande. E noi siamo piccoli. Sappiamo che è la droga. E poi con tutto il resto. Le puttane, estorsioni, il gioco. Il gioco è di Bernardino Scarpa. Fino a ieri. Da domani no. La droga è del terribile, del cencio. La pesa dei visti. Li distruggiamo. Li fanno a pezzi. Ma che te sei impazzito? Ma sai chi è il terribile? Un vecchio. Vecchio? Ci avrà al massimo 40 anni. E che te so di? È passato, mo tocca a noi. O là fuori c'è gente che fa la fila, per stare dalla parte nostra. Tipo? Del Sulcio, per esempio. Assaggiava la droga dal terribile, ma può stare dalla parte nostra. Oh, ma così finisce che c'erano tutti contro. Ma tutti chi sosti tutti? Chi comanda a Roma? Tutti. Se comandano tutti, non comanda nessuno. Mi piace stile da noi soli contro tutti. Un burro di culo. Io ci sto lì. Ci sto. Pure io. E me di Roma non me ne frega un cazzo. Oh. Leva la mano. Tu parli di un gruppo, una banda, una collettività. A me la collettività mi fa schifo. La strada però non te fa schifo, eh? Il nero fa come gli pare, erano i patti. Fammi capire. Noi adesso compriamo 2,5 miliardi di roba. Lo mettiamo su piazza. Poi lo sai che succede? Che ci sarà una guerra. Però durerà un attimo. Perché gli avamo noi a loro, non loro a noi. Ah, Nero. Un attimo, te ce lo vuoi dare? Adesso in poi le decisioni si prendono tutti insieme. Nessuno fa niente da testa sua. Ormai siamo una società. Scendi. Gemito che mi dici? Aderia non parla. Per me sta un cazzo. Io non so niente, sono tornato dal Marocco. Che cazzo non sapevo niente? Ma chi è questa? La ragazzina, scusa. Con qua stronza stai. In Marocco sei andato, peccato. Quando c'era un po' di roba thailandese da farti assaggiare. Roba 5 stelle, sorcetto. Quanto me sei paccato, eh? E qua a Roma un assaggiatore bravo come te mica ci sta. A Gemito t'avevo detto te menaglia, ma così è esagerato. Ehi, gira voce che te sei messa a lavorare a Pago Corese. Io capirei se te fossi scelto un capovero, Cencio, per napoletano, Bernardino, pure il francese. Mannaggia, ma te sei messo con quei 4 stracciacuri del sequestro Rosellini. Ma non è vero niente, ma io non so chi scacchi. Questi del sequestro Rosellini, che cazzo so, io non ci sto a capire. Ma che te stai inventando? Dice la vuoi trovassi 4 file della mignotta. Che ne so io, non so. E da sera alla mattina si sono spariti così. Ma che ne so io? Chi sti m'ha rotto cazzo? Senti, il napoletano è nervoso, io non lo so mica se sono capace a farlo star buono. Napoletano. Dimmi qualche cosa, Sushi, solo qualche cosa. Ma che te devo dire? Io non so niente, che te devo dire? Mannaggia, io mi voglio fidare stavolta, Sushi. Eh? Sì. Mi fido? Sì. Mi fido. A filo me. Ah, rivedelo. E se incontri quei 4 cazzabuboli, di che o se mettono in ginocchio o so cazzi a mano. Bello, cari mio! Bello! Cencio, Bernardino Scarpa, il terribile. Per napoletano, mancava solo Gemito. Ma come Gemito, il cane da guardia del terribile, non si stacca mai da lui. Se staccava, me lo so già comprato lui. Comunque non ci stanno a capire più un cazzo. Se gli chiedono che fine abbiamo fatto, che ci volevamo fare coi soldi del barone. Mi stanno a zoppare tutti i parametri. Per forza. Si sono scordati da dove vengono quelli. Sono diventati animali da cortile. Invece noi siamo bestie feroci. Stanotte se ne accorgono. Tanto che ci può succedere? E che vuoi che ci succeda? Al massimo ci ammazzano, Libano. Siamo già morti 1000 volte noi. Al minorile. Tutte le volte che abbiamo dovuto dire sì, sì. Sì, signore, chi ci trattava come merda. Se poi ammazzano 2 volte. Te l'appoggio. Io te lo spingo. Bernardi, che minchia fai? Io passo all'accesso, servito. Oh, beh. Non ti preoccupare perché sono un attimo qua. Che cazzo sei a fare? Questo cazzo te l'accetto. No, no. So Gemito che apri. Massa quanto fai schifo. Ma che? Sono i cani. Non l'accendi. E notte potrei ammazzare, come abbiamo fatto con l'altri. E invece con te volevamo farla affari. C'hai un monte di grana, ci serve un accordo. Gemito dice che sei una brava persona. Così puoi ragionare. Ma chi è? Belle bestie i cani tua. Come si chiamavano? Che gli avete fatto? Si può fare o non si può fare? Cos'è? Pieni. Mi hanno detto che eri terribile, non sei terribile per niente. Quanto ci avete? Quanto volete investire? 2,5 miliardi. Beh, io più il 75% sull'utile. E non te stanno cazzi! Forse non mi sono spiegato bene. Tu ci vendi la roba al 10% di più di quello che te costa a te. Noi la piazziamo. E ricavato vale il 30% a te e il 70% a noi. Di che te sta bene? Mi sta bene. Bravo terribile. Però non so se sta bene a zio Carlo. Chi è zio Carlo? È uno che sta coi siciliani. I siciliani rispettano Roma, ma vogliono rispetto. Se zio Carlo ci va a parlare, parliamo pure con lui. Fissaci un appuntamento. Che ti dispiace se mi faccio un giretto con la macchina tua? Che questa gente che ammazza così come se niente fosse. Non siamo mai raggiunti questi livelli a Roma, Carenza? Riusciamo a saperne qualche cosa di più? Posso provarci. Chi si occupa della cosa in questura? Il commissario Scialoia. Che cosa sappiamo di voi? Tutto. D'altronde l'abbiamo aiutato noi a trasferirsi da Bologna. Ecco. Anche se ovviamente lui non lo sa. Scala B, interno 10. No. Non c'è portiere. Dov'è? La Patrizia. Tu mi fai girare, Questa che posso vedere? Non vedi? Il dolce con tutta panna volevi fare il zozzeria, Vattene, vado prima io. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Ciao, Patrizia. Bandi, per favore, ma appena ci telefonato un cliente. Sono io il cliente, No, non sei tu, un giapponese. Ah, il giapponese ha fatto caracchia. Prendi quello che ti pare. Prendi quello che è giapponese. Aspetta. Aspetta. La posta. Aspetta. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Ce l'hai un padrone, un papà, un protettore? Saranno fatti miei. Ce l'hai o no? Uno ci ha provato e ancora piange. Stai con qualcuno? Dai, levati dal mio letto. E qua, Quanto sei bella, padre. Pari una madonna. Quanto vali secondo te? Non te lo puoi permettere. Dimmi quanto ti serve. Tutto mi serve. Allora prendi tutto. Io la voglio mettere insieme a te. Te l'ho detto, niente pappa. Ma io dico mettere. La storia, insomma. Che tipo? Viene, va, propone, dispone. Ma chi ti credi di essere? Scopa come un animale. Trac. Che bello. Segnami tu allora. Che fai? Ricominci? Va bene, va a farti una doccia, caro. Aspetta, però. Ecco, sta pagando, commissario. Vedo, Corsi. Vedo. Uno dei mitra che ha sparato in questa bisca è lo stesso che ha bucato la ruota della macchina del barone Rosellini. Stessa arma, stessi proiettili. Finora non c'era tanto. Ma qualche tempo fa, in un negozio di intimo donna del centro, questa cliente particolare ha fatto più volte acquisti con le banconote segnate del sequestro. Particolare perché? Perché in una notte guadagna più di lei in un mese. Cinzia Vallesi, in arte Patrizia. Vallesi Cinzia, con foglio di via da Bari, Bologna, Messina, eccetera, eccetera, nata ad Empoli. Va bene, grazie maresciallo, grazie. Ultimamente si vede spesso con questo piccolo criminale, Bruno De Magistris, detto Dandi. Ecco, io credo che lui sia uno dei rapitori del barone. Secondo lei cosa legherebbe tutta questa mattanza al sequestro del barone? I miliardi del riscatto. Io credo che chi li ha in mano può averli buttati sul piatto per controllare qualcosa. Il gioco, le scommesse, anche il giro di droga. Bella fantasia, commissario. Bravo, complimenti. Però lei non mi fornisce una prova, un indizio. Ma io gliele trovo le prove. Qua c'è la materia per trovare delle prove, solo bisogno di un po' di tempo. Lei ha bisogno di tempo. E io ho bisogno di prove. Le chiedo soltanto 20 giorni prima d'archiviare. Non uno di più. È sempre così stronzo. È sempre così stronzo. Estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Aspetta, vai, fermi. Sei proprio bravo, sì. Oh, aspetta, sta a lavorare. Quello dove vedi così mangiano delle banche, sa. Ma che cazzo stai a dire? So a dire che mo' che arrivano tutti sti sordi. A noi uno come il secco ci serve come il pane. Ci serve a chi? A fa più sordi. Lui è uno tipo che te gli dai a miliardo. Tu lo fa fruttare a miliardo e mezzo, capito? Un rabarbo lo fai. 10? Sì, grazie. Odio l'estate. Odio l'estate. Bravo secco! Bella unica, per forza. Secco! Metta da sede, io. Se noi tipo ti diamo un miliardo, te quanto ci fai tornare indietro? 1,5, pure 1,7. Come fai? Li faccio girare, li riciclo. Un po' qui, un po' all'estero quando sto in tournée. E poi li rinvesto. Un quarto in un giro di strozzo e il resto nel canale dell'eroina del terribile. Che dici? Se incazza un pochetto il terribile. Beh, allora, quando ha finito di incazzarsi scende dal cazzo e va a piedi. No, ma lui mi ha dato una dritta giusta, per esempio. Ha consigliato sul prossimo carico da tenerlo da parte. Da non metterlo per strada subito. Niente roba in centro, in periferia, niente di niente. E intanto la tagliamo, ma non al 35%, al 50%, al 60%, vedi? Tanto assaggia il sorcio. Poi quando sta una roda persa, che ha la lingua di fuori, ributta il carico per strada a prezzo doppio. Che te pare? Oh. Aciro! Aciro! Oh! È arrivato mio fratello e fammi passare. Quando è uscito mai? Ma se erano sbagliati i conti, ma loro non fa un giorno più. Mortacci loro. Ma mortacci loro davvero. Oh, guardate chi c'è! Ma non si trova a farti 3 anni questo. Ma non ho saputo tutto, bravo, eh. E che resto? Guarda che t'ho spegnato ieri al mondo. Quella di mamma. Eh no? Grazie. Bentornato. L'ha fatta finalmente. Sì. Sa buona che quando mi ha lasciato solo al gabbio mi voleva ammazzare. C'è? Quella ragazza lì che abbiamo fotografato a Via Veneto, la puttana Patrizia. Non ho capito, lui. Dandi? Sì, ci sta pure lui. Che facciamo noi? Andiamo. Sa, ben sapra un po', quasi quasi. Sto cesso del locale me lo compro, che dici? Ma non è una cattiva idea. Li messo un po' a posto, cioè si tirano fuori quei soldi. Certo. Tony. Buonasera, avvocato. Ciao, complimenti per la canzone, bravissimo. Grazie. Buonasera. 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 Che cazzo è qui? L'avvocato Vasta. Te lo volevo presentare perché è uno che conosce tutti, specialmente in procura. C'è la faccia da Corso Trieste. A me mi stanno sul cazzo quelli che abitano a Corso Trieste. E invece è uno che ci può servire. Ah, padrino, beh, tutta la sera che sta qua non mi ha ancora salutato. Che dici? Oh, ma che sto a parlare con te? Perché non viene a parlare? Oh, ma che devi fare con queste mani? Ma tu passi, che meglio. Tu passi, ci vediamo dopo. Oh, a Rebibbia non si parla d'altro. de te, de Libano, de tanti. Ci voleva il coraggio vostro, ci voleva. La disperazione nostra. E piantala. Allora che fai? Te unisci alla compagnia? Io con te fino alla morte, sei un fratello per me. Vabbè. L'ho detto, basta. Beh, stai a parlare con me o te guardi lei? Ti piace? Mi piace sì, sei uscito oggi. Oh, svegliati. Come ti chiami, mi ricordo? Loredana. A Loredana, questo è un compagnuccio mio d'infanzia. Speri da farlo sta bene se ti riesci. Ti amo. La spacco tutti i denti, li spacco. Perché non può stare un po' con me? Stasera voglio stare con che cazzo? T'ho detto, sta cosa va risolta. Ma subito però. Che cazzo sei? Lasciami. Mi fai male. Mi vuoi lasciare? Devo andare a pisciare. Con la porta aperta. Ti piacciono le schifezze? No, non mi fido. Ti do la mia parola. Quella di Patrizia? O quella di Cinzia? Vaffanculo. Ehi, allora, ti piacciono le cose violente? No. Senti, sono qui per parlare. Non ho niente da dire agli sbirri. Ma che fai? Smettila. 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 Potrei anche farti arrestare, lo sai. Perché? Non ho fatto niente di male. Cosa sai di un certo dandy? Senti, sono stanca. Ho sonno. È stata una serata pesante. Certo, i clienti, il lavoro, tutti quegli uomini che vanno, vengono. Chi sei tu? Un sadico? Uno di quei maniaci che godono a tormentare le donne? Piantala, Cinzia. Non chiamarmi Cinzia. Vuoi scopare o no? Chiamami Patrizia. Va bene, Patrizia. C'è uno dei tuoi clienti che ti paga con dei soldi che provengono da un sequestro di persona. L'ostaggio è morto, roba da ergastolo. Sono sicuro che sai di chi si tratta. A me basta il suo nome. E ti lascio tranquilla, te lo giuro. Non so niente di questa storia. Vengono, pagano, che ne so. Non lo so. E anche se lo sapessi, non te lo direi mai. Chi è? Non posso. T'ho detto che non posso. Ho un cliente. No, aspetta. Scendo io. Chi è, Dandy? No. È peggio. Io vado. Appena ci vedi andare via, ti vesti e te ne vai. Non mi hai ancora dato quel nome. Sparisci, perdi tempo con me. Quello che cerchi non sta a casa mia. Allora? quanta bella. Ti piace, Patrizia? È in vendita, c'ha 14 stanze e 5 bagni, pensa. Che dici, te bastano per mettere su un bordello? Ma vattene a fanculo. Ma come invece da ringraziare? Che vuoi passare la vita a battere? Io non batto. Ti piace, eh? È bella. Domani te la intestiamo, basta che vieni dal notaio, a Viale Liege, è 11. Me la regalate? È un investimento a fondo perduto. Quello che guadagni è tuo, noi non serviamo a niente. Solo che da domani te la fai finita, da fai bocchini a tutti quelli che te vengono per casa. L'accordo è questo, da domani alle 11 te diventi la donna del dandy e basta. Portatemi a casa. La patrimonio ha rotto il cazzo. T'hanno fatto una proposta, devi dire sì o no. Che succede se non mantengo l'accordo? La cosa non è prevista. Siete gli unici che non mi avete ancora chiesto di scoparvi. Come mai? Siete frosi? Perché sei solo una puttana. Se non la smetti di fare la spiritosa, sei una puttana morta. Libano ti ha chiesto se vuoi la palazzina, te devi rispondere. Sì, la voglio. Grazie. Hai capito, mo? Allora? Oh, t'ha detto, allora t'ha detto. Io vi piscio in bocca. Portacci tua, sta zoccola! Musica, come li chiami? Ho staccato un dito, sta mignotta. Ah, Patri, la palazzina. Va bene, accetto. Vaffanculo. Aspetta un minuto. Gigio! Ah, Gigio! Gigio non ci sta. Dove sta? Non lo so, ha detto che andava da un amico. Ma te chi sei? Sono Roberta. Ma che sei, la ragazza? No, che ragazza? Gli faccio ripetizioni. Abito qui sopra. Io sono il fratello di Gigio. Ma veni giù un attimo. Ma te sei accorto di come stai a parlare? Perché come sta a parlare? Tutto festivo, tutto ripulito. Che te fanno ste fette le professoresse? E mica è una professoressa. Ah, scusa, eh? Che sciapa di speciale questa? C'ha che ne è una mignotta. Che non si sa perché solo mignotte frequentiamo. Non si sa perché, eh? Gente come noi, educata a ospite. Ciao. Ciao. A Gigio! Stavo aspettando tutti quanti, eh. Oh, lei mi ha appena detto che sei in somaro. No, non è vero. Guarda, che se te fai bocciare un'altra volta, io te stacco la capoccia, va bene? Come faccio a bocciarmi? Che te sei fatto qua? Ma... Che cazzo te sei fatto qua? Ma che te sta a pensare? Ho dato il sangue. Cappuccino e cornetto gratis. Buttali via, no? Non te butta via, te, hai capito? Hai capito, G? Serve spino nuovo. Per me, ti piace? Ma davvero? Fatti un giretto, va. Ma faccio che sia un giretto. Vai, spigni, spigna la vedivella. Ma che non lo si accende, oh. No, ma ce la faccio, aspetta. Questo lo conosci? Cesare Rocchi, detto Libano. Boh? Come boh? È amico tuo. Amico? Non direi proprio. Perché che t'ha fatto? A me non mi ha fatto niente. Lo vedi, qua dentro c'è tutta la sua vita. E c'è scritto che quando era piccolo viveva nella tenuta del barone Rosellini. Guarda caso ultimamente è diventato ricco e si vede spesso con te. La commissaria, mettiamo subito le cose in chiaro, levano una spia. Beh, lasci perdere. Io sono una persona seria. Va bene, allora non diciamo spia. Diciamo fare due chiacchiere. Diciamo che mi fa piacere parlare con un sopravvissuto. Perché tu sei un sopravvissuto, lo sai, sì. Ma si è fermato. Ma ha regalato un amico mio e si è fermato. E sola. Vattene affidata, amici. Senti, basta che mi dici perché ti hanno lasciato vivo e te ne puoi andare. Marescia, scusi, che ora fa lei? È 4:20. «10 parole. Mi bastano 10 parole. E Libano finisce dentro, si becca anche l'ergastolo. Allora, che mi dici? Mo funziona. Rocchi, vi abbia un po' d'aria. Mi chiamo Carenza. Sono qui perché ho saputo il rischio un bel po' di anni. Ma per che cosa, dottore? Io sono innocente, sono disoccupato. Io campo che la pensione di invalidità dalla gamba, dottore. Per il sequestro del barone Rosellini. Chi, dottore? Ho detto il barone Rosellini. Che io devo fare? Vedi, c'è un commissario che vi sta addosso. E agli atti risultano delle banconote spese da una donna alla quale ha anche intestato una palazzina. Insomma, guai grossi. Però se vuoi, ecco, io posso aiutarti. Te a nome di chi parli? Dico di chi sei? Una guardia, un carabiniere, chi cazzo sei tu? Sono uno che ogni tanto dà una mano allo Stato. Mi vuoi tirare fuori da qua? E adesso so chiacchiere, so. Guarda, se ci diamo da fare, in 2 settimane sei fuori. Quelle banconote sono una prova decisiva! Dove cazzo le tenevate? Come hanno fatto a sparire? Io me la sbatto la vostra indagine in terra, intanto rimettete in circolazione un criminale come il Libano. Ma vaffanculo va! Guarda, mi fa ingrifare sta macchina. Pensa che in Italia ce l'avevo io e il principe di Torlonia. Ieri ci ho portato mia madre a comprare cicoria al mercato. Ci guardavano tutti se stava pimenta a piagne. Ecco qua. Libano. Ma che mi devo andare a sposare? Riga, se va, ci sta aspettando una persona importante. Chi sarebbe? Sì, Carlo. È siciliano. Avete cercato voi e vi ha cercato lui. Ci ha chiamato lui. Ha combinato tutto e secco. Sa, ma fare grande Roma! La ingroppiamo tutta, ragazzi. La spogliamo! Quello che vogliamo fare con voi è una joint venture. Lo so che non lo sapete che cos'è una joint venture, ma non importa. Ve la fate spiegare dal secco. I carichi vanno pagati in contanti. All'arrivo, i ricapi sono i vostri. Per noi è un'operazione deflattiva. 15 kg ogni 20 giorni. Non è cosa facile da smacciare. Siete sicuri? Sicuri, zio Carlo. Ma sta proposta, no, che lei ci sta facendo, il terribile la sa? No. Ma è strano che non la sa, perché lui sa sempre tutto. Per esempio, sapeva benissimo dove stavo la sera che mi hanno arrestato. Una volta io non era così, mi avete a credere. Ma ora sto cristiano, è diventato un guaio. E in questi casi, da noi, si dice solo i vivi fanno guai. Una salute. Salute. Allora per fare una cosa, lascia la macchina in via del Babuino e mi viene a Pia fra mezz'ora, eh? Piace, Terito. Ti teniamo un po' di compagnia. Ma sai che non t'ha sentito? Brucia. Che ha detto? Boh, mica l'ho inteso. Che buona sigaretta. Oh, che vuoi fumare? Ah, si è fatto te. Me ne vado, se vediamo. Te che fai, da? Vengo. Ciao, Terito. della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. La scorta dell'onorevole Moro era composta da 5 agenti, sarebbero tutti morti. Sono le prime edizioni straordinarie. Ho bisogno che lei si metta subito in contatto con quelle teste calde che stiamo seguendo da un po' di tempo. Come le è parso quello che abbiamo fatto uscire di galera? Beh, ha visto quello che è successo a Trinità dei Monti? Direi che è pericoloso. Ma è il capo lui? Sì. Ci prenda un appuntamento e stia attento. Vada. Buongiorno, Otto. Salve. Visto che sono stato di parola... La devo ringraziare? No, non mi deve ringraziare. Però un consiglio, se dovete risolvere le vostre cose, scegliete posti più discreti di Trinità dei Monti. Che gli serve, dottor? Sì. Lei legge i giornali? Guardo più la televisione, diciamo. Si sarà accorto che ormai il paese è in guerra, siamo tutti in guerra. Purtroppo sì, ho visto. Questo sarebbe quello che ha fatto uscire il gabbio. Così dice. A me mi pare ragioniere. Arriva. Ma che c'ha la mortadella in testa? Per tipo mi piace, ma fa ribrezzo. Ma mica se lo dobbiamo sposare. Ma l'ha detto che vuole da noi? Ma ha fatto capire. Dice che dobbiamo trovare... Lo tengono Aldo Moro. Che dobbiamo trovare? Aldo Moro. Dice che chi di dovere ce ne sarà grato. Oh. E chi sarebbe sto chi di dovere? Cazzo ne so. Io voglio capire chi cazzo è questo, chi lo manda a questo. Lo Stato. Cioè, un pezzo dello Stato. Comunque questo sa un sacco di cose di noi. Pure troppo, sa tutto. Così. Vieni dentro. Ma si troviamo sto Moro, noi che ci guadagniamo? Ecco, bravo, che ci guadagniamo? Dice prima da trovarlo e poi scopriamo quello che ci guadagniamo. E sì, ma lo Stato fa queste cose. Lo Stato fa pure peggio. Lo sai che Patrizia ci dovrebbe dare una mano con tutti gli statali che frequenta. Ma non potremmo dare un'occhiata al mercato delle armi? Ma se le Brigate Rosse delle armi gli danno i servizi segreti russi, ma che cazzo? Ma quale russi che gli danno i palestinesi? Ma che stai dicendo? Ma che ne sai te? Ma sì, sto cazzo! Noi c'è nei canali nostri, usiamo quelli, no? Ne sappiamo noi. È stata di polizia. Forza, rivestite e cacciate i documenti. Si copra. Senti, stronzo, ora esci. Questa è casa mia. Ah, questa è casa tua. Complimenti, Cinzia. Ne hai fatta di strada, eh? E a cosa serve questo posto? A ricattare la gente. Gli fate le foto e le mandate alle mogli. Vai per i tuoi giochetti con il dandy, tu qua cosce aperte, lui di là a spiarti. Guarda che questo posto è frequentato da gente che tu neanche te l'immagini. E se provi a portarmelo via, t'avverto. Eh sì, che ho paura del dandy. Dandy non c'entra. Io parlo degli amici tuoi. Prova a toccare questo posto e vedrai che fine fai. Quelli non ti rispediscono a Bologna, te ne vai dritto all'altro mondo. Che amici? Vieni qua, che amici? Lo sai, avrei voglia di farti passare un brutto quarto d'ora. Buono, commissario. Io non lavoro più. A me a scuola mi piacevano solo gli imperatori. Augusto, Tito, Adriano. A me no, erano tutti matti. Sì, però era gente che pensava in grande, Alfredo. No. Finivano sempre male. Poi mica in guerra, sempre così per stronzare. Lo sai, magari ci capita pure a noi così. Che te pensi di essere imperatore? Oddio, un po' di mania di grandezza ce l'hai. Le mani di grandezza ce l'hanno avute tutti quelli che hanno cambiato la storia. Tipo? Mussolini, Hitler. Ma te ci metto pure Stalin, eh? Sì, metteci pure Mao Zedong. Mao Zedong che è comunista, però c'ha due palle così. Dittatori, vabbè, ma che male c'è a essere dittatori? No, no, quei dittatori non li ritrovo proprio. Lo so. Parente conosco. Come te conosco io non te conosce nessuno, prego. Vero. Salve, questo numero non risponde. Lasciate un messaggio e sarete richiamati, grazie. Guardi che abbiamo trovato il mobile che cercava, Dai parti da Portuense. Quindi se ne vuole telefonare, posso essere più preciso. Arrivederci. Che stavi andando? Testaccio. Ma fa che? Fare lezione a un ragazzino. Ma ti faranno male tutti questi ragazzini? Mo' quello che ci sei nata che ti buttate sotto. Dove stiamo andando? A due passi a Ostia. Torniamo a Roma invece? Ci porto io in un posto. E invece che fai? Di che? Del lavoro. Di che ti occupi? Sono impresa. Impresa di costruzione. Chi sono? È la Madonna dei Pellegrini. Vedi che c'è Maria che tiene in braccio il bambino e lo mostra ai pellegrini che sono venuti a chiedere la grazia, perché Gesù è proprio un simbolo di salvezza. Poi vedi quel lenzuolino bianco, quello ce lo mette Caravaggio come un segno premonitore, come se fosse il sudario, capito? Perché ci vuole dire che Cristo morirà giovane. E difatti la Madonna è triste. A me mi pare fiera, però. Che? La Madonna. Mi pare fiera. Ti piace? Hai fatto bene. Se ti vedeva, ti ci metteva a te nel quadro, Caravaggio. Al posto della Madonna. Guardi, non so quale sia l'attendibilità dell'informazione, ma credo che a questo punto bisognerebbe battere un po' tutte le strade. La mia idea è che la casa dove tengono prigioniero il presidente sia tra Portuense e... Lasci stare. Fermi tutto. Ma perché, scusi? Abbandoni le ricerche. Va bene. Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse. Adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Il corso territori? Mi sente? No, se può ripetere. Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Via Caetani, che è la seconda attraverso a destra di Via delle Botteghe Oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Sì, io no. Mi dispiace, ma se lei telefona verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era fatto espressamente il presidente. Parli con mio padre, la prego. Se le parole rischiano di essere ripetitive queste immagini, le postazioni, dicevo, rischiano di essere ripetitive queste immagini, ma purtroppo le postazioni delle telecamere sono ormai fisse, vedete una... hanno portato presumibilmente via il corpo dell'onorevole Moro, mentre si vedono dei dirigenti a calcosire. Sì? L'ho preso io. Che vuoi? Io passo tardanti, poi andiamo al full 80, te che fai? Niente, resta a casa. Ma com'è? Che ti fa? Non da fare. Vabbè, spara, te va. Ciao! Beh, ragazzi. Ah, perché sto portando un regalo per la casa nuova. L'amore. Questo è Michelangelo. Lo so. Questa è la mano di Dio. Questa è la mano di Adamo ed Eva. E questa è la mano di uno che ti vuole bene. Sei sicura? Sicura. Non sei critico allora. Let's go! She walks barely down the street with the people way down low. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Sì, annoti questo nome, Novellara. Another one bites the dust. L'ho veduto. And another one gone, and another one done. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Da piombavano fuori Roma. Si chiama... Non lo voglio sapere. Niente nomi. Ho comprato una casa in un posto che non conosce nessuno. Per il futuro dovesse succedere qualche cosa. A freddo, a Dandi. E io non ci dovessi essere, tu mi fai il favore di porti là. Perché tu studi a te poi? Perché te sei l'unico che se ne frega dei sordi. Forse perché a casa tua ce l'ha sempre avuto, non lo so. L'altri con tutta la grana che ci sta a piove addosso, ci stanno a capire più un cazzo. Si sono scordati da dove vengono, la strada. Freddo non se la scorda per strada. Freddo, questo periodo c'è altro per la testa. L'autorizzato a venire a PS, tu fai ritardo deposito? Libano. fa un favore. Siamo proprio fortunati ad avere due così belli, eh? A me non sembrano tanto belli. Qualche volta mi è capitato di meglio. Che sarebbe sto favore? Cappotto di legno. Per fare gnaver nero. Domani deve prelevare una alla stazione di Bologna. Questo sa che deve essere portato a nord, dove lo deve prelevare un'altra macchina. Invece prima di Novellara, il nero gli deve dare l'ora propis. Per me tu sei troppo innamorata. Dopo il peggio, quando finisce. Queste cose non si dovevano decidere insieme. Perché mi avete detto niente? Perché di te non si fida più. Di che sta parlando? Sei troppo innamorato, dice. Ma vaffanculo. Di coloro che si dichiarano eredi dei massacratori di Marzabotto e nemici mortali della nostra democrazia. E infine per la federazione sindacale nazionale militare di Marino. E noi ripetiamo fino alla stanchezza su tutte le piazze d'Italia. La storia d'Europa, la storia d'Italia, insegna che per quanto atroce, per quanto vigliacco, c'è chi dice che il tutto venne iniziato per una trentina, con nessuna tantezza precisa. E poi donne, giovani, molti emigranti. Oh, andiamo a via a sto posto. Andiamo a vivere in Francia, in Inghilterra. Sono state portate alla Certosa. Che mi dici? Si faranno in piazza maggiore dopodomani alle 5 del pomeriggio. Queste immagini sono sconvolgenti. Perché mi ha voluto incontrare qua? Perché qua è incominciato tutto e qua devi finire. Non mi sta bene quello che sta succedendo. E non mi sta bene quello che ho visto a Bologna. Perché te stavi a Bologna? Perché ci stavi a fare? Preparami il conto, Libano. Io esco dal gioco. Non sei uscito da sto tipo di giochi, Capretto. E chi lo stabilisce, te? Che incontri più un cazzo perché te sei venuto ai politici. Guarda che io non sapevo niente di Bologna, eh. Lo vedi che è come te dico io? Lo vedi? Ci usano senza manco darci le spiegazioni. Quando ci avranno spremuto come limoni ci butteranno dentro al secchio. Io me ne vado prima che le gambe vie. Voglio morire come dico io, no? Come mi apertura, la politica c'entra a cazzo! Ti sei bevuto il cervello per quello, ha sbroccato! Ma che te stai? Hai sfragnato tutto, l'amicizia! Saremo fratelli io e te. Se ne vuoi andare. C'era un patto. Per sempre. Se regole ormai non contano più. Sta gamba vale. Sta gamba è per sempre. Io me la so giocata per difendere, a te a Dante, hai capito? Hai sentito quello che ti ho detto? Eh? Hai capito? Aiuta! Allora, se so Giuda, dammi sti 30 denari che mi aspettano e fammela finita. Te, se ti manca qualcosa a chiedere secco. Levati. Parla. Questi sono 5 testoni, se li volete contare. 5 milioni tua più 35, sulla parola. Che cazzo? Passo. Pure io. Fermarlo, me ne porti un altro? Due. Vedo. 9. Che colore? Mi sono stufato di giocare. Me ne vado. Sì, vabbè, ma... Ma che? Non ti scordi niente? Non mi pare. I sordi. Ah. I sordi. I sordi. Ho deciso che non te pago. E che è sta novità? È una novità, e te zitto, buono, a catena. Pure se manco come cane vale una lira. T'ho ammazzato il padrone, non hai detto ah. T'ho tirato un osso. Eccati qua. Oh, ok. Lascialo perdere. Lascialo perdere. Libano, vabbè tutto, però adesso basta. Basta, lo dico io. Ciro Buffoni, che me vuoi imparare? Gli infami come lui mi fanno schifo, mi fanno. E purtroppo il mondo è pieno di infami come lui. E adesso i sordi, va. Andiamo via adesso i sordi. E dai, via adesso i sordi. Che monno e monno i debiti li pagano tutti. Gli imperatori no. Julie. Oh, Julie. Where do you live, Julie? I live in Washington, D.C. But I am English. Ah. Give me this joint, please. Hello. Che c'è? Aprile, che è? Adesso abbiamo trovato questo. Qualche appuntamento e neanche un nome. 9 coltellate. L'hanno ammazzato nel Vespasiano vicino al ristorante. Novellara, saldo debito. Dove hanno trovato un cadavere qualche giorno fa. Con pastrelli delle mani tutti bruciati. E se le dico 2 agosto? Stazione di Bologna. Fabiani. Siamo alla centrale, vedi se riescono a metterci in contatto con la questura di Bologna. Qui ci sono tutti i libretti degli assegni. Questi invece sono i libretti al portatore. Se li vuoi controllare. Qui invece c'è tutta la contabilità. Uscite, le entrate. Sì, lo so, raga, è brutto parlare dei soldi in momenti così, però è il ruolo mio. Senti, Freddo, Libano mi aveva detto che proprio tu, insomma, deliquidaste la parte tua. C'è tempo. Perché mi aveva detto che tu c'avevi intenzione... State zitto, ti ho detto che c'è tempo. Come ti pare. Che hai saputo, Aldo? Maledetta partita. Maledetto poker. Che vuol dire? Chi è stato? Ho parlato con Ricotta, con mio fratello, col Bufalo. Ma vuoi dire chi è stato? È stato Gemino. Sono passato a casa sua, già è scappato. I cassetti tutti aperti. Tanto prima o poi io lo trovo. E quando lo trovo, gli do fuoco. Invece non fa niente. Vieni da me. E me lo dici. A secco, vattene a casa. Via una villa del Libano, a dare una ripulita. Leva quella roba prima che arriva la polizia. Devo staccarmi, sennò qua si sfascia tutto. Sta animale del gemito che c'è una moglie così. E gli mette pure le corna sta poraccia. Dopo che facciamo, dopo uscire da scuola. Che cazzo fai? La ragazzina. Calmo, stacca, calmo. Non so niente, ha torturato Ricotta. I cugini uno mi ha affocato una marana, altri 2 mi ha spaccato le ossa 1-1. Ieri Ricotta da finire il lavoro per fratello, pure senza niente. Della mignotta! Marzo non mi sai di niente, ti sistemo pure l'altra gamba. C'è la possibilità di investire in Sardegna. Terreno sicuro. Soldi volati in Svizzera in autunno e tornati come l'anciduzzo a primavera. Una montagna di piccioli. Gente da Milano. Zio Carlo, ma quanto bisognerebbe investire? Almeno da 9-0 in su. Però c'è da seguire l'affare direttamente in Sardegna. Gli dobbiamo far sentire il fiato sul collo ai milanesi. Al momento non fanno affari. Non si poteva muovere da Roma noi. In pochi mesi c'è un guadagno del 300%. Dovremmo prima vendicare il Libano. No? La vendetta è un sentimento nobile. Ma cercate di fare tutte e due le cose. Gemito viene prima di tutto. Figlio mio, sono mesi che lo cerchi. Fai male a insistere. Lui mi ha fatto uno scarpo. Grave. E vedrai, il tempo te lo ripagherà. Stai facendo molto sangue. Troppo. Credi a me, il troppo è nemico del giusto. Ma del giusto ormai ne frega un cazzo. Ma è maleducazione parlare a uno con i capelli bianchi conquistatore e come dirgli che le sue parole non valgono una minchia, che non le sta più a sentire nessuno. Ma di che stiamo a parlare? Oh, sta parlando solo per cazzo. Oh, mettete a sedere. Ma dove? Oh! Caro, zio Carlo. Guarda che non è una mancanza di rispetto, eh? Che noi non ci abbiamo mai avuto una famiglia come la vostra che ti dice quello che bisogna fare, quello che è giusto dire e quello che non si può dire. Noi siamo solo gente di strada, ma non a fare ci stiamo dentro. Va bene, le taglio. Da quanto sei qui? Da una mezz'ora. Vieni qua. T'ho aspettato tanto. Ti porto via da qua, Robè. You drink like a fish. You smoke like a chimney. You smell like flowers. And you sleep like a child. I love you so. Spezza il braccio, la pezzo da merda! Se voi sapete che sono accusato? Ho mandato d'arresto per tentato omicidio. Sequestro di persona e incendio doloso. Grelli, Pasquini, perquisite la casa. Dai, via! Andiamo. Dai! Vai! Va bene, ho capito. Il benzinaio dice che sei stato tu e tu invece dici che sei sbagliato. La tua parola contro la sua. Ma a me del benzinaio mi importa poco. Facciamo così, ti racconto una storia. Una favola? No, non una favola. Una storia vera. Che comincia a Bologna e finisce a Novellara. Il giorno è il 2 agosto, il giorno della strage. Noi sappiamo che tu quel giorno hai noleggiato una macchina da Bologna a Roma. A casa tua abbiamo trovato un vestito che è stato comprato a 2 passi dalla stazione. Il commesso si ricorda di aver venduto quel vestito ad un signore impolverato, stracciato, e che diceva di essersi salvato per miracolo. Ora me lo spieghi che cazzo ci stavi a fare tu quel giorno a Bologna? Stavo aspettando un cliente che si doveva comprare un appartamento a Roma. Ho pure dato una mano a tirar fuori a gente dai macerie, con ste mani. Ma che è reato questo? No, questo non è reato. Ah, allora? Novara, Novellara. Ma chi conosci? Chi c'è mai stato? A Novellara abbiamo trovato un morto. Qui non riusciamo a dare né un nome né una faccia. Però come succede certe volte, secondo me quello è morto perché sapeva qualcosa di importante. Io lo so che non l'hai fatto tu. Non ne avresti avuto il tempo perché quel giorno stavi a Roma nel pomeriggio presto. Ma chi l'ha fatto ha usato una delle vostre pistole, una Walter P-38. Vostre? Vostre di chi? Della vostra banda. T'ho detto io che era una favola. Appunta, hai scritto sul verbale, io ho detto subito che era una favola. Sì, ma dura tanto. Perché io, è dai tempi di Biancaneve e Sette Nani che le favole mi fanno ogni latte e cibo. Un pezzo di merda! Morti e 200 feriti ti sembra una favola? Pezzo di merda, ti sembra una favola? Non è roba della banda, è roba vostra! Invece da romper cazzo a me, va a dare una controllata al ministero, oppure ai stanzette qua sopra. Cosa dici? Magari trovi il timer con scritto sopra Repubblica Italiana. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? E vai, andiamo, va, se la vedi che la tarantella. La vedi questa? La vedi questa? Questa è di Libano, lo conosci Libano, te lo ricordi? Perché tu e lui eravate culo camicia. Allora, guarda qua. Dov'è? Dove cazzo è? Guarda, 2 agosto. Cosa c'è scritto? Novellara, a saldo debito. Che cazzo vuol dire? Vuol dire lascia in pace i morti. Sì, perché tu li lasci in pace i morti. Non sei tu che stai cercando chi ha fatto fuori Libano per fargli fare la stessa fine. Non ti seguo proprio, non ti capisco. No, non mi capisci. Perché io ti sto prenotando 20 anni di prigione. E con quella bella ragazza che ti aspetta là fuori sarebbe un peccato. Se tu non parli, io ti faccio perfino scordare com'è fatta. Ah, commissario, io non mi sono mai confessato manco a Dio. Figurati se mi confesso a te. Speciale. Che faccio, c'hai? Guarda come sei ridotto. Lascia aperto. Lascia aperto. Fammi vedere il braccio. Lascia aperto. Devi fare una cosa urgente, devi andare da Dandi. E dici che questi non c'hanno un cazzo in mano. Mi deve trovare un alibi. Hai capito? Sì. Sì. Ho visto Roberto. Mi ha lasciato le chiavi di casa tua e se n'è andato. T'ha detto? Non ha detto niente. Ha visto i giornali, le televisioni. Hanno detto le peggio cose. Su di te. Su Libano. Si è spaventato. Non t'ha detto dove andava? No, non ha detto niente. Ricordate di fare qua la cosa. Sì. E non fa lo stronzo. Bravo. Ciao. Ciao. Allora? Non dici niente? Ti rendi conto o no che stai aiutando la banda criminale più feroce che c'è in Italia in questo momento? Con decine e decine di morti. Rispondi, ti rendi conto? Non potete tenermi per falsa testimonianza. Il mio avvocato sta già denunciando mezza questura. Quella notte tu non stavi con il freddo. Sarà un criminale, sì, ma è innamorato della sua ragazza. Chi viene da me non vuole solo fare l'amore. E cosa vuole? Sporcarsi un po'. Te l'ha chiesto Dante di venire qui, vero? A Freddo gli serviva un alibi e l'alibi sei tu. La prossima volta cosa farai? Ammazzerai qualcuno? Struzza. Vaffanculo. Io ti sto offrendo l'opportunità di liberarti di Dandi una volta per tutte. Mettimi a verbale che è stato lui a chiederti di venire qui. E lo metto dentro. E tu sei libera. Ti aiutiamo noi. Io gli uomini li faccio sognare. Non li faccio morire tra 4 mura. Sì. Quando è successo? Ah, ho capito. In clinica, va bene. Avvisa tu il giudice, per favore. Grazie. Dottor, la signorina. Fagli entrare. Venga. Come è andata la notte in cella? Normale. Sempre tutto normale. Puoi andartene. Firma. mi guardare. Faccio schifo. Tu non fai mai schifo. Allora, t'ha creduto? Sì, m'ha creduto. Bravo, amore. Senti, sono la tua mignotta, non il tuo alibi, o quello dei tuoi amici. Non mi piace che dici la tua mignotta, che ti tratto da mignotta io, eh? No, però m'hai comprata. L'ho comprata? Ma che stai? Mi capisco da sola. Oh, senti. Non voglio sentire, voglio farmi una doccia e basta. Che c'è da guardarmi? Che so bello? Ne conosco tanti come te, superficiali, ignoranti come capre, senza cuore. Forse nella merda ci sei finito per sbaglio, non lo so, ma so che non ci stai bene. Hai finito? Sì, ho finito. Se vuoi una sigaretta, oh, appunta, una sigaretta. Colussi, lascia stare. Stavolta esci. Una che conosci, Patrizia, ha detto che quella notte stavi con lei. Io lo so che non è vero, ma non posso dimostrarlo. Come so che sei un assassino e un trafficante di droga. Ma per te quella polvere è una merce come un'altra. Penso che se la spara in vena, vero? Che c'entri tu con quelle teste di cazzo? Abbiamo ricominciato che favole. Favole? Però intanto con uno c'entri. Tuo fratello Gigio. Poco fa una volante l'ha trovato dietro via delle Sette Chiese, con la siringa ancora nel braccio. Firma e vattene. È inutile che corri, Gigi, non t'ha aspettato! Che cazzo stai? È morto tuo fratello, è colpa tua! Voleva essere come te, tu fratello! Voleva essere come te! La porta. Ti porto via da qua. Non ti lascio mano a sta gente. Ti porto a casa, ti porto. Mi dispiace per Gigio. E ti giuro che chi gli ha dato la roba te lo trovo io. Però ti do una cosa importante. Zio Carlo ci ha trovato gemito. Che puoi fare? Amore, amore, amore. Amore, che amore, oggi con quale sambuca, per favore. Subito, amore. Ma chiaro? Sì, ecco. La cucchiaia già girata. Grazie. Carlo! Raga! Oh! Stai? Va un po' a vedere. Quello che chi ce veniva qua? Non lo so, ma aveva detto solo che gli piaceva questo silenzio. Ma che erano solo tutti questi libri? Boh, c'è ancora la plastica. Avrà comprato in tanti al metro. Hai guardato negli occhi uno dopo che gli hai sparato? Così sempre. In quel momento è come se si togliessero la maschera. Uno da niente diventa sfrontato. Uno che era coraggioso piange. Senza Dio prega. Chissà come saremo quando toccherà a noi. Pedro! Oh, sei qua. Com'è? Non mi ha seguito nessuno, eh. Ci sono stato attento. Anche perché Scialoia mi sta riservando un trattamento speciale. Se a te vuole male, a me vuole peggio. Si è messo in testa che quel giorno alla Villa del Gemito ci stavo pure io. Hai capito che stronzo? Noi che stavamo là mica se ne siamo accorti che ci stavi. Devo ridere. Fa come ti pare. Basta che mi spieghi perché quando è arrivata la polizia non hai sparato. Ti sei paralizzata la mano. Parai poliziotti porta male. Che stava la stella a tutti i cuori, a me, cazzo di mani! Ma te te ne sei andato! Questa cazzo di mani! Quando io me ne sono andato a teatro t'aveva già caricato. E bufale di cotta erano già belli che bevuti. E lui te ne mettersi a fare l'eroe quando non serve. Bravo, bravo, ti stai a far tornare cose come ti pare a te? No, non mi sto a far tornare cose come ti pare a me. Oh, levami ste cazzo di mani di dosso, l'ho detto. Bravo, bravo. La verità è che a te... Te vendi al Libano, non te ne è fregato un cazzo, ecco quella è la verità. Ancora con sta cazzo di storia. Te stai sempre a pensare al passato, invece bisogna pensare al futuro. Se il passato non si può cancellare, pace ai morti. E chi è questa? È zio Carlo. Te sta a maestra come un barboncino. Tra un po' gli porti al giornale in mezzo i denti. Ma che stai a dire, eh? Lo faccio vedere io che se sta sfragnando tutto. Tiè, guarda qua. Te faccio vedere io che sta succedendo. Leggi qua. Che è? Sono i conti del Libano. E le cifre non tornano con quelle che ci ha detto il secco. Ma che stai a dire? Sto a dire che è uno sciacallo. E mo che va a ammazzare pure lui. Ci pensi te. Hai capito? Mo al secco ci pensi te, ci pensi. E do l'occasione di rifatte per quello che è successo. Te stai in paranoia, stai. E fai te tiri indietro? No, non mi tiro indietro. Il secco l'ammazzo io. Ma il problema è un altro. Il problema è che mentre te stai qua decide chi deve campare e deve morire. L'altro là fuori si stanno a fare affari loro. Che vuol dire? Vuol dire che l'eroina è sempre più tagliata. E quella cavanza se la inguattano e se la vendono per conto loro. Ed è così che muore la gente per strada come Gigi. Per chi stai a parlare? Fammi i nomi! Leonardo Buffoni. Che cazzo stai a dire? Altro no. Bella sta canzone, no? Ieri sera siamo andati a ballare salsa e merengue con Sonia. Ha fatto l'arma, non capito per niente. Poi lo sai come va a finire poi queste cose, no? Massa che fatica sta salita. Ultimamente ho messo su qualche chilo. Ne la fai, eh? E ne la faccio no. Però a ballare gliela fai. Ma perché non ci vieni pure te con qualche amica tua? Lo sai come si divertimo? Come no? Oh, fermiamoci un attimo, no? Sta salita mi ha ammazzato. Guarda che bel gioiellino che mi sono regalato. Poca via roba dentro da paura, eh. Dammi una botta. Non ti rendi conto. Dai che ti dai una botta, dai. La fre. Dai una botta. Perché l'ha buttata? Non ti rendi conto di quello che hai fatto. Che ho fatto? Che te levi la roba nostra e te la rivieni per conto tuo. Non te rendi conto? Ah, Fre, guarda, io te giuro. Fre, guardami un attimo, no? Ha sbagliato, lo so. È stato come prendere in prestito nella cassa comune. Ma ve ridò tutto. Io lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Io lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Mannaggia, mannaggia. me devo fidare? Degli amici come te. Non succede più. Aiutami, no? Vedo tutto fino all'ultima lira. Ormai lo sanno tutti quello che hai fatto. Te capisco, c'hai ragione. Però io e te al carcere avevamo diviso tutto. Il callo, il freddo, la fame, i pitocchi. E a te ti ho sempre detto tutto. Eppure stavolta ti volevo parlare. Perché avevo saputo chi è che aveva dato la roba a tuo fratello. E il sorcio gli aveva data. Se io voglio, lo faccio io il servizio. Che devo fare? Dimmi! Io sogno e me ne vado in Brasile e sparisco con Sogna. Che devo fare? Dimmi! Famo così, fattene in Brasile con Sogna. Però non devi più tornare. Hai capito? Devi sparire per sempre, Aldo. Per sempre, te lo giuro, per sempre. Abbracciami. Dammi un bacio, poi vattene a fanculo. Grazie, grazie. Io quelli come te, secco, li faccio a pezzi col sorriso. Prima che con questa. Finalmente mi si è accesa la lampadina qua. Non era possibile che l'Iban Banca era rimasta a secco. L'hai seccato te, l'hai seccata. Io non so chi ti ha detto, guarda che io non lo so. Dimmi un po', da dove che comincio? Te stacco una mano, te stacco un piede. Oppure te stacco qualcosa che c'è in mezzo alle gambe e che ti serve solo per pisciare. Aspetta, Tanti. Uno che fa girare i sordi con me non lo trovi facilmente. Ah, no? Tu c'hai ragione, io ti dovevo avvertire. Però c'era il freddo. Oh. Guarda che io mica sul freddo, eh. È per quello che stiamo a parlare. No, no, non hai capito. Io non voglio parlare. L'hai mai vista le testarelle da bacchio? Te potrei aprire in due parti uguali così, guarda. Cerco il commissario Scialoia. Patrizia. Patrizia e basta. I soldi del Libano. Non l'ho buttati dalla finestra, l'ho reinvestiti in un canale cinese. Eh sì, e l'hai reinvestiti per te, pezzo di merda, eh? Ma se tu ci vuoi stare, fammi parlare. Ciao. Ho bisogno di vederti. Anch'io. Se ci stai pure tu, lo possiamo fare insieme, ma senza il freddo. Quello è un pazzo. Non si rende conto di che vorrei far girare i sordi come faccio girare i sordi io a voi. Io non ci posso stare sotto uno così. E tu la pensi come me. Qua ci sta solo uno che c'ha la testa per far capo. Sei te. L'ha detto pure zio Carlo. L'ha detto zio Carlo. Te lo giuro, Tanti. Oh, parlato con Ciro, eh? Sta ancora a piangere per fratello. Però ho convinto di dire i soldi a cambiare. Insomma, che te devo dire? Tutto bene. Tutto bene. Per secco ancora vivo? Sì. E allora vuol dire che vi siete messi d'accordo? Ma che te sta mettendo? Ah, bello. Io sto qua a fare l'eremita in mezzo ai nuvole. Ma mica sono passerotto. Ma avevo già fatto pum pum a tutte e due, si volevo. Ma non me ne frega più un cazzo. Fate come vi pare. Oh, mi devi credere. Io a te la guerra non la farò mai. Ho trovato Roberta. Lavora in una galleria dei quadri. Se vai te la porto qua. O se no, questo è l'indirizzo. Lo so, avrei dovuto dire tutto subito. Mettere in condizione di fare una scelta. Lo sai quello che si dice in giro di te? Lo sai? Sì. Però con Bologna non c'entra niente. Ma come pensavi di costruire la nostra vita sulla menzogna? Perché non te volevo perdere. Ma Robè, senti come stai a far battere il cuore, lo senti? Lasci stare. C'ho bisogno di te, Robè. C'ho bisogno di te. Fammi vivere la vita mia. Voglio stare tranquilla. Lasciami via tranquilla. Mi dispiace. Ho pensato spesso all'ultima volta che ci siamo visti, quando mi avevi arrestata. Rilasciata. Perché? Era per incastrare danni? No. Poi quella carezza, perché? Che vuoi da me? Non dire niente. Segui il sorcio. Guarda che noi ti vogliamo salvare la vita. Là fuori, questi altri ti aspettano. Il buco in fronte che non ti ha fatto freddo. Appena esci di qua te lo fa uno di questi, magari Dandi. A meno che tu non ci aiuti a metterli tutti dentro. Perché se tu esci e questi stanno fuori, tu sei un sorcio morto, lo sai? Signor giudice, il commissario non deve intimorire il mio cliente. Io non sto intimorendo nessuno. Allora, sorcio, tu te ne vuoi uscire? Bene, vattene. Ti lasciamo andare subito. Se hai delle indicazioni speciali per la sepoltura, le lasci dette a Colussi e noi le eseguiamo. Dai, vattene. Sei un uomo libero. Non dire niente. No, commissario, Intanto rinuncio alla mia affogata. Oh, riflettici, pensiamoci. Avvocato, sì, con la revoca del mandato scritta. Per adesso l'interrogatorio è concluso. Non è concluso niente, avvocato, e si tolga dai coglioni! Per favore, se ne va. Io appartengo a un'organizzazione criminale. Va bene? Sì. È vero. Conosci? Calma, che se no non si capisce. Adesso respiro, calma e ci racconti tutto, va bene? Io da anni appartengo a questa organizzazione criminale. Io da anni appartengo a questa organizzazione criminale. Molto forte, sì. Molto ramificata. Molto forte e ramificata. Mi sono sempre occupato della qualificazione degli stupefacenti. Io mi sono sempre occupato della qualificazione degli stupefacenti. Io li conosco tutti. Io li conosco tutti. Lobbisti, legni, negozi, palazzi interi, hanno tutto. Pure una discoteca si sono comprati. E a parte voi commissari. Nessuno gli ha mai rotto le palle, perché dice che sono amici della mafia, dei terroristi, pure di certi poliziotti. So solo che il freddo me l'ho morto e che chi comanda veramente oggi è il Dandy. Dandy, hai pochi minuti per lasciare la casa. La polizia sta venendo a prenderti, c'è un mandato. Tieni, qui dentro ci sono dei documenti falsi, per un po' bisogna che sparisci. Attenzione perché il casale di Libano non va bene. Ti portiamo in una villa in Corsica. Intanto qui vediamo che cosa possiamo fare con i processi, d'accordo? Ferma, devo morire. Se apri sta cella te lo dico subito, l'ammazzo con ste mani. Mettete là. Questo torna a matricola. Mi dispiace Scrocchia. Pure a me. Come sono rotto il cazzo che sta qui all'estero da pregiudicato. Gliel'ho detto all'avvocato. Voglio una sbiancata alla fedina penale. Così se un giorno smetto posso uscire dalla porta principale senza che c'è l'incubo della polizia per tutta la vita. Sì, ma con Scialoia l'incubo te lo tieni. È proprio per questo che ti ho chiesto di venire. Sei fissato con noi. Siamo noi di tutto. Allora tanto vale che siamo noi per davvero. Che devo fare? Due cose. Una è Scialoia, ma deve sembrare un incidente. Se no zio Carlo si fa girare le palle. Non è facile un poliziotto. Sempre in compagnia. Tu vedi quello che poi fa. Che per sti cagazzi dei siciliani, polizia e magistrati va bene solo se l'ammazzano loro. L'altro? Un banchiere, uno di Milano. Un fanatico, uno che dà fastidio agli amici nostri. Amici tuoi? I massoni, quelli che giocano con i Germiolini? Ma sì, quei teste di cazzo là. Quelli che giocano con i compassi, i cappucci, i numeri di iscrizione. Pensa che c'ho un numero di iscrizione pure io. Una volta uno in un grande albergo a una riunione mi ha chiamato fratello muratore. A me, capito? Roba che se lo sapesse la poranima di mio padre, che quello proprio un muratore me la fa diventare. Volevo Scialoia. Le solite domande dei poliziotti. Non dire stronzate. Sono qui per ammazzare il commissario, me l'ha chiesto Dandy. E dal momento che non me ne frega un cazzo del vostro sentimento, voglio sapere se Dandy vuole morto Scialoia per il freddo, per Libano, per tutti gli altri in carcere. Oppure se è solo una questione tra maschi. Nella prima ipotesi lo uccido, nella seconda ve la vedete voi. Me la devi intestare. Devo essere la padrona là dentro. La casa è tua. Solo la casa non mi basta. E che altro ti serve? Dimmi che ti serve. Dimmi che ti serve. Mi vuoi per sempre, ma davvero per sempre. Il commissario non lo devi toccare. Devi dire a Mero di lasciarlo in pace. Perché? Perché è quella merda umana per te? Niente. È solo che quando mi ha interrogata quella volta mi ha trattata bene, come una signora. L'ha fatto perché c'era paura di me. Può essere, ma non lo devi ammazzare. Va bene. Me lo devi giurare. Giura sul figlio che ti darò. Te lo giuro. Te lo giuro. Scopami bene adesso. Pisano! Pisano! Posso? c'è la posta e i giornali. Ma quella è una cosa urgente dalla Corsica. Qualcosa che non va? Le solite cose. Diciamo un ricordo di qualche anno fa. Proprio il disturbio. Buongiorno Simone. Buongiorno dottore, la macchina sta arrivando. Grazie. Signor Bianconi? Fredda per te. Io continuerò a scriverti. Un giorno forse te deciderai di rispondermi. Ricordo. State a diventare famosi. Grazie, superiore. Freddo. Non vedi, c'è sta pure il bufalo. Un processo, un nuovo tipo di delinquenza collegato al terrorismo, alla mafia, al potere. 78 codice di procedura penale. La Corte di Assise di Roma dichiara gli imputati. Avolio Francesco, detto Freddo, Sopranzi Carlo, detto Ricotta, Moneta Giovanni, detto Fierolocchio, Calisi Marcello, detto Scrocchia Zeppi, Buffoni Ciro, Mirabelli Romolo, detto Sorcio, colpevoli dei reati loro ascritti e condanna ciascuno alla pena che segue. Avolio Francesco, detto Freddo, alla pena di anni 30 di reclusione. Sopranzi Carlo, detto Ricotta, alla pena di anni 30 di reclusione. Moneta Giovanni, detto Fierolocchio, anni 7 di reclusione. Calisi Marcello, detto Scrocchia Zeppi, anni 5 di reclusione. Buffoni Ciro, anni 2, mesi 4 di reclusione. Mirabelli Romolo, detto Sorcio, anni 1, mesi 3 di reclusione. Condanna tutti in solido al pagamento delle spese. Bravo, Sorcio. Bravo, ma sono Silenzio. Inoltre, visti gli articoli 88 e 222 Codice Penale, dichiarano doversi procedere nei confronti di Pascale Settigno, detto Bufalo, perché è totalmente incapace di intendere e di volere e ne ordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni 10. Infine, visto l'articolo 479 Codice di procedura penale, assolve dai reati ascritti De Magistris Bruno, detto Dandi, per insufficienza di prove. Respinge tutte le altre richieste delle parti. L'udienza è tolta. Tramonti che dedicavo a te, ai ai, ricordati di Chihuahua dei giorni. Questa canzone fottia, dai, dammi. Stai bevendo troppo, tu parli troppo. Stasera almeno potevi evitare di ubriacarti, no? Sei tu stasera che diventi un uomo per bene, io no, io resto sempre la stessa. Che stai, amore mio, fermati, non beve. Guarda che c'ho progetti pure per te, ti faccio fare l'attrice, ti faccio fare. Ma certo, di film porno. Dei giorni accanto a me, esasperati dal desiderio di rivedere te. Andiamo, signore. Grazie, grazie. Dai. Ciao, buonanotte. Dai. Allora, non è troppo. No, 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 aspetta, te mi devi fare quella della canzone del Califfo un attimo, quella da amici. Scialoia. Dottoso, nel maresciallo Liguoro, una volante ha incrociato un incidente all'altezza di Castel Sant'Angelo. Ci sta una signora che era in uno stato confusionale a chissà di lei. E ha detto, se non viene lei, non si... Dottor Mainato. Sta calmo. Voglimi, fermi. So io. Sta buono. Sta buono. Amore. So io. Senti, ti ringrazio per stasera. Ma pure tu, se sei ancora vivo, dovresti ringraziare me. Anzi, dovresti ringraziare lei. Perché quando avevi esagerato a cagarci il cazzo e avevi messo tutti al gabbio, è venuta da me a dirmi che l'avevi trattata come una signora e si è creduta che ci avevo creduto. Mi fanno tutti più stronzo di come so. Adesso però vattene da casa mia. Sopranzi, posta. Mi ha scritto mio cugino. Freddo, questo è per te. Mettemela là sul tavolo, per favore. Non hai capito, è indirizzata a te. Amore mio, t'ho visto dietro quelle sbarre. Sono ore che continuo a piangere. Non ce la faccio a pensare che dovrai passare tutti quegli anni in carcere. Non ci voglio credere, no? Non ho la forza di sopportarlo. Io non voglio perdere la speranza di rivederti. Eccomi. Senti, Mainardi, io ti devo chiedere un favore personale. Niente da essere qua. Tu lo sai che noi ti abbiamo sempre trattato bene, no? A te la cocaina non ti è mancata mai. Ma bisogna che questo privilegio ci torni indietro. Tu ti devi inventare qualche cosa per tirare fuori il freddo. Ma che vuoi che mi invento? Anni fa ho sentito che un argabbio si è iniettato del sangue infetto. Te non c'hai qua in clinica un paziente con sto sangue marcio? Un malato grave? Certo che ce l'ho. È una cosa che non si può fare. Iniettare quel sangue significa... Significa che te fanno uscì. Sì, ma perché dopo un po' di tempo sei morto. Questo il freddo lo sa. E ha detto che gli va bene. No, 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 non posso. Cercatemene un altro. Oh, ma tu che te credi? Che a me mi fa piacere cercare una cosa per far morire uno che è come fosse mio fratello. No, ho capito. Te pensi che è facile, eh? Te pensi che ci sto bene mentre te chiedo di cercarmi sto veleno? No. Senti un po', pezzo di merda. Io ti spacco la capoccia se non mi dici di sì. Quanto è vero Dio, Mainardi, conto fino a 3. 1. Sì, sì, sì. Sì. Bravo, Mainardi. Vedi che se capimo. Sei sicuro, Fra? Vai. Ti aspetto per la terapia. Ciao. Vieni qua. Devo venire in camera. No, non è possibile. Non ti preoccupare. Se partiamo 2 minuti qua giù, se non vi dispiace. troppo... fa finta. È tutto vinto, sta carrozzella, sta malattia. È tutto per scappare dal carcere. Andammene da qua, per stare con te. Ma che dici? Giovanna è sempre all'estero con me. E come? Ho organizzato tutto Cortandi. Domani sto fuori da sto posto. Andiamo in Francia. Mi sono venuto tutto. Per comprarmi giudici, poliziotti, infermieri. Non c'avevamo più una lira. Però c'avevamo in Francia una casa che ci aspetta. Mi dispiace, deve rientrare. Senti, ti ho messo tutta la roba, i documenti falsi e tutto nel taxi del cugino di Scrocchi. Lui sa tutto per portarti fino alla frontiera. Ci rivedremo, sì. Stammi bene, Breno. Oh! Questo è tuo, te la ricordi? Come serve? Sta attento a te piuttosto. Hai capito? Sì. Sta attento a te. Guarda, sono molto soddisfatto del mio cavallo. Era di un arabo che non voleva venderlo assolutamente. Andy, hai pochi minuti per lasciare la casa. La polizia sta venendo a prenderti, c'è un mandato. È la stessa voce? Sì, è la stessa voce. Questa è una relazione tecnica. Eugenio Carenza, imprenditore, nato a Cremona, 2 volte fallito, mai condannato. Da giovane milita nel movimento studentesco. Viaggia in Sud America e Cecoslovacchia. Poi per 5 anni niente. E poi eccolo di nuovo, coinvolto in un traffico d'armi con il Sudafrica. Scusi se l'ho fatta aspettare, prego, si accomodi. Che tempo la sua visita? Al fatto che da molti anni la sua strada e la mia si sono incrociate più di una volta. E questo, vede, è strano, perché io mi occupo di criminali. E a quanto le so, lei dovrebbe occuparsi di tutt'altro. Fra voci, mezze dichiarazioni, tracce, telefonate, alcuni riscontri oggettivi, vengono fuori su di lei cose, a dir poco inquietanti. È venuto per arrestarmi? No, non ancora perlomeno. Sono venuto a dirle che presto chiederò alla procura di aprire un'indagine, per sapere chi è lei veramente. Glielo dirò io chi sono, prima che lei raccolga stupide maldicenze. Sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio, mi misuro col male. Come lei, d'altronde. Vede, i segnali che raccolgo da un po' di tempo a questa parte mi dicono che molto presto tutto finirà. La divisione del mondo, il muro di Berlino, la cui ombra sono invecchiato, presenta crepe sempre più evidenti e molto presto verrà giù, trascinando sotto le sue macerie la classe politica di 50 anni. Io me ne andrò un minuto prima del terremoto, ma non si incomodi con le sue indagini per spazzarmi via. Ci penserà la storia. A lei piuttosto. Come ha fatto a farsi sfuggire dalle mani il freddo? La mia stima per lei ha vacillato, sa? Spero che non mi dia più delusioni di questo tipo. Per esempio, proprio domani esce con un permesso di 5 giorni uno dei condannati, quello che sta al manicomio criminale, Bufalo. Lei lo sa, vero? Quale sarà la prima cosa che fa questo signore con il suo bel nome animalesco quando sarà fuori? Certo che lo so. Sono anni che lo grida ai 420, cercherà di uccidere Dandi. Bravo! Ma lei deve impedirlo. Io devo impedirlo? Sì. Io vengo qua a dirle che presto veniamo a metterle le manette e lei mi dà degli ordini! Nessun ordine. Impedire a un pazzo criminale di uccidere un cittadino innocente fa parte dei suoi doveri. Che vuoi fare, uscire stasera? No. Ma che c'hai? Niente, amore mio, che c'ho? Abbracciami. Spogliami come un bambino, dai. Ho fatto un sacco di cazzate nella vita mia, ma tu, dalla prima volta che t'ho vista e per il tempo che mi resta, sei stata la parte bella e il meglio che uno come me poteva sperare. Tante cose di me le sai, ma tante non te l'ho dette. Una di queste è che sono malato. Sono molto malato e voglio stare da solo quando sarà il momento. Te vorrei risparmiare, capito? I dolori, le cure, il sangue, tutto quello che se ne va prima ancora che se ne andiamo noi. Tu devi fare il lavoro che ti piaceva e che non hai potuto fare per colpa mia. Ma pare di vederti, sai, amore? Con gli occhiali, il tuo sedere alto, in mezzo alle statue, ai quadri, ai libri, alle cose antiche, alle cose belle. Sì, mi pare di vederti, amore. Amore mio. Bellissimi pure questi, che sono grechi sti vasi, no? Da Luigi XVI. Voglio tornare a abitare al centro. Pensa che anni fa mio padre l'hanno cacciato via a carci in culo di mortacci loro. Vabbè, incartami pure sti Luigi, va. Ti saluto Mike, buona giornata. Ciao Danny. Ciao. Berlino per l'apertura delle frontiere tra le due Germanie. La città, simbolo della divisione in blocchi contrapposti dell'Europa, è scesa in piazza a festeggiare ormai inaccettabile. Lei, grazie. Ciao. Ecco il caffè. Quant'è? 200 lire. Il direttore generale della RAI Biagio Agnes si è dimesso. Troppe le campagne strumentali contro la RAI e le mancate decisioni che Rebibbia ha fatto l'anno. Grazie. Ciao. Passa per commissario Scialoia. Dia che è fretta. No, forse non hai capito che te sto a dire. So tornare in Italia, mi vengo a consegnare. Ti racconto tutto. Chi siamo stati veramente, chi ci conosceva, chi conoscevamo, chi ci proteggeva. Sono nomi grossi. Ti chiedo soltanto una cosa. Non voglio storie all'aeroporto. C'ho bisogno soltanto di qualche ora. Qualche ora. Faccio tutto tuo. Questa è la mia lettera di dimissioni dal servizio. Esco di scena in punta di piedi, senza far rumore. Nel tempo che verrà, non ci sarà bisogno di gente come me. Perché non ci sarà più nessuna democrazia da salvare, ma solo interessi privati, lotte per più potere, più denaro. I pochi fascicoli che porto con me riguardano gli uomini che dovranno salvarsi dal diluvio. Persone spesso ignobili, anime nere, capitani di ventura. Eppure, come già altre volte nella storia, saranno loro a governare il caos. Le cose sono incominciate da queste parti. Dietro a quel palazzo, da ragazzini, la notte rubammo la macchina. Eravamo Libano, Dandi, io e il Grana. E il povero Andreino, che ci lasciò qua la notte stessa. Era una notte come questa. Minacciosa, piena di nuvole, qua. Chi lo sa, forse qua la morte doveva essere insegnata per farci capire che dovevamo stare buoni, no? Dovevamo stare al posto nostro. Per non fare la stessa fine. E invece noi abbiamo pensato proprio che era meglio fare qua la fine piuttosto che andare a timbrare un cartellino per tutta la vita. Che la moglie si può rimettere con lui, che però va incontrato davanti a un prete, un certo Don Antonio, alla chiesa che mi hai detto te. Tu vai lì domattina presto. Il ferro dove sta? Sta lì. Ma che è vero che ti sei sposato? Vero, è vero. Ma chi ti sei preso? Ma una matta. Pregarti un cazzo e due barattoli. Quando andiamo in giro pare che mi sto a portare dietro la ruota di scorta. Però mi va bene. Mi va bene, mi va bene. Sono contento di te. Lasciami qua, fammi scendere. Qua? Sì. Perché? Ma che c'è sta qua? Non ci sta niente. Freddo, onore a te. C'ho un appuntamento col parroco, Don Antonio. Si è visto? No, oggi non viene. Ciro. Dritto. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Un regolamento dei conti, pare. Salve, dottor Scialoia. È un vero peccato che poteva spiegarci tante cose. Sì, forse. Posso farle i miei auguri come prossimo capo della polizia? Ma insomma, che state a fare? Lo volete coprire sto cadavere? No! Oh! Azzuzzi! Dove state? Non vedi che botto? Ma che è successo? Andrei, corri che c'è sta la polizia! A freddo! Ma che è successo? Corri, corri, corri! Fammi vedere come corri! Corri che c'è sta polizia, corri! Corro, corro! possibly half of what you see.